ragazzi, benvenuti e bentornati sul canale. Ovviamente inizia a piovere e le madonne cadono come le gocce oggi, ragazzi, però oggi è un giorno veramente bello perché finalmente Belle è di nuovo qui davanti a noi col suo potente mezzo. Infatti non so se lo vedete così, ma adesso via l'Eclipse Sexy del nuovo mezzo di Belle. Ebbene sì ragazzi, Belle è stato un po' lontano, diciamo, dai riflettori perché ha avuto un po' di problemini, però adesso è tornato meglio di prima e oggi l'idea era di fare un bel giro post ritiro moto, però purtroppo sta iniziando a piovere, quindi vediamo cosa riusciamo a fare. Piuttosto andiamo anche solo al bar per bere un caffè. Però ragazzi, volevo farvi sentire anche le sensazioni del magico Belle qui davanti a noi, che poi ci passerà le clip. Allora, signor Belle, come sono queste sensazioni di nuovo finalmente in sedia dopo 3 mesi e passa sul piccolo Panigale? Diciamo che sono un po' di paura, cioè un po' di ansietà più di paura, sai, bisogna tornare a riavere la stessa confidenza di prima, però veramente sono di una felicità incredibile, sono troppo felice, è una bellezza unica. Meno male dai, che ci aspettano tante cose belle da fare. Le frecce comunque, ragazzi, sono sempre amiche di Belle, eccolo. Ma quindi, signor Belle, dopo questi 3 mesi di fermo forzato dalla moto, come ci si sente a tornare in sella? Quali sono le sue sensazioni delle chiappe così a contatto di nuovo col Panigale? Allora, le sensazioni delle chiappe che sicuramente sono molto accaldate, molto molto accaldate, infatti spero che mi arrivi un po' d'aria perché se no muoio. Ma a livello di guida invece non sono più capace, cioè mi sento proprio impedito e un po' in balia della moto, ecco, mettiamola così. Diciamo che ci vorrà del tempo prima di poter recuperare la stessa confidenza di prima, però siamo contenti perché comunque sia finalmente siamo tornati in sella dopo 3 lunghi mesi, quasi 4 oserei dire, e a noi ci piace così. Bene dai, allora ci mostra un po' le chiappe tirandole un po' su per noi, per il pubblico. Mamma mia ragazzi! Altro che i pomeriggi della Barbarella d'Urso qua, guardalo, si accinge, sente la forza della ruggine di questo oggetto camionistico davanti a noi che lo opprime. Poi gente, visto che qua sopra c'è una stradina che si va su in un posto che conosco, almeno facciamo 2 curve in questo giro un po' triste del ritiro del mezzo di Belle, così vediamo un po' di fare qualche curva e assaporare un po' il Panigale sotto l'aspetto curvistico, ecco. Ragazzi, ma noi come abbiamo fatto a fare le copertine per questi mesi senza Belle? Come abbiamo fatto? Guarda come va su il Panigalino. Sembra quasi un mezzo elettrico. Mamma che sorpassone! Ragazzi, Belle continua a spegnere il mezzo. Mettete F nei commenti per Belle. Guarda com'è sinuoso il signor Belle che è tornato. Comunque ragazzi, davanti abbiamo il bellissimo Belle e il paesaggio veramente fresco e sexy della Valle Imagna. Guarda come apre il signor Belle, guarda come apre il signor Belle. Ragazzi, che spettacolo, adesso scendiamo, facciamo pausa pipì che serve sempre, non si sa mai. Però la vista da qui è sempre facoltosa, diciamola così, facoltosa. C'avevamo dietro Belle intanto che sta morendo nell'interfono, sta tirando fuori l'anima. Ora pausa pipì con vista ragazzi e poi si riparte. Guarda come scende il signor Belle dopo aver fatto la pipì, eh. Guarda il signor Belle come stringe le curve fatte male. Ebbene ragazzi, con il nuovo Panigale di Belle, che spero vi piaccia nella sua colorazione un po' tricolore, abbiamo fatto un po' di curve, ci abbiamo un po' ripreso la mano. E che dire, il video di oggi finisce qua, mi raccomando, lasciate un bel like, commentate con quello che vi è piaciuto. E come sempre ragazzi, ci si vede ogni domenica alle 15 per un nuovo video. Ciao!